Cominciamo con la comunicazione del sindaco sulla situazione alla SAT. Prego, sindaco. Allora, vi prego un momento di attenzione perché non ho avuto tempo, come sanno i capogruppo, di riferire ai capigruppo come avrei voluto fare, quindi questa comunicazione poi diciamo è una prima informazione, se poi ci sarà bisogno anche nel corso della seduta di vederci con i capigruppo sono disponibile, però intanto facciamola per bene anche se in grande sintesi. Allora io ripercorro l'atto di indirizzo e dico le cose che sono state fatte, mi pare 10 punti ecco, che si sono in vario modo realizzati in questa settimana. Primo punto, metterei la presa di posizione unanime sulla scorta del nostro ordine del giorno da parte della provincia di Pisa, che io considero un fatto significativo anche perché è chiaro che il Consiglio provinciale rappresenta un territorio più ampio di quello del Comune. Io devo essere grato al Presidente Pieroni e a tutti i consiglieri perché evidentemente c'è stato un elemento forte di sensibilità che rende più forte anche la nostra presa di posizione. Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione SAT, vi ricordate che noi chiedevamo che si esprimesse con una posizione, questa posizione è venuta ieri, molto chiara, che non nuova, perché ripropone posizioni già prese fin dall'ottobre scorso di contrasto con la prospettiva contenuta nel master plan di ADF per la pista di 2400 metri e in più fa anche la somma degli investimenti di prospettiva. Questa presa di posizione è stata approvata a maggioranza perché i privati rappresentanti del nuovo socio argentino armeno hanno votato contro. Ora vedremo con quale motivazione, ma l'unica cosa che posso dire, quale sarà a verbale, ecco, io non voglio mettermi in una sede ufficiale a fare tante illazioni, l'unica cosa chiara è che il documento del Consiglio di Amministrazione di SAT era molto netto sulla questione pista e variabile competitività che l'infrastruttura darebbe e lo squilibrio che provocherebbe. Poi c'è stata ieri un'assemblea dei lavoratori di SAT organizzata dai tre maggiori sindacati, ma so che ci sono iniziative in corso anche da parte di altre organizzazioni sindacali e l'assemblea si è espressa con un comunicato molto, molto netto. Che, diciamo, tutti i documenti che vi dico poi ho mandato al Presidente del Torto, quindi se poi c'è bisogno possono essere stampati e dati nel seguito. Una notizia invece non positiva è la lettera che la Regione ci ha inviato a firma del Presidente, di un dirigente, Beccattini, dirigente del settore trasporti e infrastrutture, dove viene negata ancora una volta l'accessibilità che avevamo richiesto per lo studio della società KPMG. Io ho dato alla dottoressa Nobile, poi con l'avvocatura e con gli uffici, da istruire una risposta e comunque da valutare i diversi profili che a questo punto questa, dal mio punto di vista, omissione di trasmissione ci rappresenta. Sono diverse le motivazioni, la confidenzialità, il fatto che gli studi non sarebbero compiuti, però intanto si dice che la Regione sta valutando se sono congrui, quindi se sono compiuti, il fatto che qualcuno aveva fatto osservazione, insomma, fatto sta che
dottor Ledo Gori, nella riunione di sabato scorso del direttivo del patto, ci aveva comunicato che questo giovedì sarebbero stati dati i materiali compiuti, quindi a verbale nella riunione del patto che questi materiali KPMG sarebbero stati dati, invece dopo poi è arrivata una lettera che poi potete leggere, che mettendo in fila una serie di adempimenti e di procedimenti, diciamo, la sostanza può prendere anche parecchio tempo. Questo era il quarto punto. Quinto punto e sesto, che riguardano, no, anche settimo, riguardano la delibera della giunta regionale e la delibera che poi andrà in consiglio regionale, o che dovrebbe andare in consiglio regionale. La delibera non è stata ritirata, è stata solo modificata, in, se abbiamo, l'abbiamo analizzata bene, in un passaggio, recuperando una formulazione che consente o consentirebbe di recepire quelle linee guida presentate da Corporation America Italia, di cui abbiamo già discusso nella seduta del Consiglio Comunale. Quindi non una modificazione dell'offerta d'acquisto, ma quelle linee guida che sono note. Allora, noi abbiamo chiesto l'audizione e l'abbiamo ottenuta. L'audizione mi pare sia giovedì 22 maggio, se mi ricordo bene, però non mi vorrei sbagliare, poi vedo se, siccome ci sono anche i giornalisti, mi riservo di vedere. Comunque abbiamo la data dell'audizione, o il giornalista, stiamo valutando i diversi profili come atto della delibera di giunta regionale, no, per poter interloquire anche su questo nell'audizione, e poi se ci sono gli estremi fare gli atti che ci spetta di fare in opposizione. E avevamo chiesto l'audizione io e Pieroni, è vero, io e Pieroni nelle commissioni prima e settima del Consiglio regionale, che sono quelle che fanno l'istruttoria. Un fatto positivo è che comunque non si dà l'ipotesi che era stata fatta e avvalorata di un voto nelle commissioni che non fosse un voto del Consiglio. Quindi il percorso va giustamente ad approdare, se ci arriva, in Consiglio regionale. Prima noi ci facciamo sentire dalle commissioni, e il Presidente Pieroni ha richiesto al Consiglio delle Autonomie Locali l'espressione di parere su questa delibera. Per ora, diciamo, la Presidenza del Consiglio non ha dato l'espressione di parere, ma l'osservazione, quindi alla prossima riunione del CAL quantomeno ci sarà un'osservazione, la discussione su un'osservazione alla delibera, però ora stiamo valutando se tornare alla carica per chiedere il parere, che ovviamente è più forte e propone vincoli più solidi, soprattutto una volta che non si è accolto dal Consiglio regionale, presuppone una motivazione positiva, mentre l'osservazione, no, è un elemento di discussione che è più debole. Poi, 8. In assenza di una discussione collettiva all'attesa di un radicale cambiamento di indirizzi chiari delle istituzioni pubbliche, no? Noi lamentavamo una privatizzazione, no, che fatta per OPA, che sfugge una discussione. Credo che i momenti di mobilitazione che sono stati indetti in città nel giro di qualche giorno, no, dimostrano quanto questo assunto fosse fondato, perché altrimenti non è che si realizzerebbe quel tipo di mobilitazione. Noi siamo per quella giornata indetta da un gruppo di associazioni a cui hanno aderito anche tante forze politiche, cioè siamo a molte decine di associazioni, c'è cioè una lunghissima lista di associazioni che hanno aderito,
tutti i sindaci della provincia e i candidati sindaci della provincia, almeno quelli, diciamo, che rispondono, se ho visto bene, allo schieramento di centrosinistra, ma no, non mi potrei anche sbagliare, ce ne potrebbe essere anche alcuni che non conosco e sono anche di altro schieramento. Dei sindacati ho detto, ovviamente con iniziative e forme di mobilitazione anche diverse, però questa è la realtà, credo non sia una realtà trascurabile. OPA rivelatasi chiaramente non amichevole, no? Avete visto, noi abbiamo reso pubblico, tramite il percorso complicato della Consob, eccetera, il parere che abbiamo assunto come comune. Noi abbiamo assunto un parere della Moritz, Roland e Bompani, cioè di un'agenzia, di un advisor indipendente, che nel caso nostro ha potuto fare la comparazione con l'OPA fatta su ADF, quindi insomma questo ha dato certe risultanze non soltanto sul valore del corrispettivo dell'OPA, che risulta insufficiente come era risultato nella analisi fatta dall'advisor nominato da ADF, anzi ancora più insufficiente, ma poi c'è tutta una serie di valutazioni sul piano industriale e sui rischi della concorrenzialità che vi invito a leggere, a valutare, perché sono molto, molto importanti, ecco, e sono fatte da un osservatore, diciamo, esterno e indipendente al comune. Ultimo punto, l'indisponibilità ad aderire all'OPA e la disponibilità a pattuire le forme più opportune di collaborazione. Come sapete, sabato scorso abbiamo fatto il direttivo del patto. Il patto ha confermato la valutazione negativa dell'OPA sulla base delle valutazioni fatte dall'advisor di SAT, perché non eravamo ancora in grado di mettere, avevamo già lo studio, ma non c'era il tempo per una condivisione con i diversi soci, quindi non abbiamo lì messo sul tavolo anche il nostro studio. Ovviamente il nostro studio, diciamo, lo studio a nostra disposizione avrebbe appesantito in senso negativo il giudizio per i contenuti che vi ho detto. Quindi abbiamo confermato il giudizio negativo, l'abbiamo confermato in presenza, lo sottolineo, del documento aggiuntivo presentato da Corporation America, quello, no, linee guida che discutemmo anche giovedì, e abbiamo riportato questa evenienza nel comunicato finale, che era stato concordato parola per parola con tutti i rappresentanti dei soci nel comitato direttivo e che poi purtroppo nel pomeriggio è stato smentito, ma la smentita non trova riscontro nella realtà, perché in realtà la decisione che abbiamo preso dopo una discussione anche piuttosto animata era la decisione di tutti. Io mi sono prestato a comunicarla in accordo con tutti i presenti e la situazione è questa. Abbiamo inviato una richiesta d'incontro a Corporation America Italia per fare quello che abbiamo ribadito di fare anche nell'ultima riunione del patto, cioè avanzare una proposta di co-governance, così come loro, diciamo, nello spirito della loro proposta iniziale, per valutare se c'è una disponibilità, essendo questa proposta alternativa alla privatizzazione all'OPA, perché quella prevede che i pubblici rimangano in maggioranza e che si allarghi il patto di governo della società. Quindi queste sono le cose che rispetto lo studio di Moros, come si dice, Roland e Bompani, è pubblicato già sul sito del comune, e altri documenti sono comunque alla presidenza.